Ok, facciamo un po' di casino nel quartiere. Linea di soccorso del DUP, vuole segnalare un incidente di natura bioterroristica? Abbiamo avuto qualche disordine nel quartiere. Un bioterrorista decisamente fascinoso ha deciso di rovinare uno dei vostri cartelloni. Resista e resti dov'è, inviamo una squadra del DUP a neutralizzare la minaccia. Grazie, Manuela. Non credo che mi stancherò mai. Dov'è? Ecco fatto. Dai, non scappare che sei rimasto solo tu. Preso. Fatto. Resa dei conti, quartiere completata. Ho scoperto una traccia su uno dei bioterroristi fuggiti dopo l'incidente. Tutto orecchi. Mi trovo ancora alla stazione. Non è il posto ideale per parlare. Ci vediamo tra la quarta e Vickers. D'accordo. Oh, questa è l'eredità di Cole. La facciamo più avanti questa, però. Non è il momento, diciamo. La facciamo quando Delsin sarà un po' più maturo. In realtà vorrei già farla. Non vedo perché non dovrei. Però aspetteremo. Eccoci qua. Prossima missione, segui la luce. La missione è bloccata e renda disponibile. Distruggi il centro di comando mobile del DUP. Oh, vai, che bello. Quindi altra missione, vai, distruggi torre. E vai. Pericolo area di accesso limitato. Forse la prima volta, su. Più che altro dobbiamo già distruggerlo, perché sennò non vedo. Esatto, non vedo dove sono i nemici. Ho bisogno di fumo, grazie. Da, ti sta bene, cretino. Vai giù e non ti muovere. Ecco qua. Porca miseria, da dove sei arrivato tu? Beccati questo. E ora dobbiamo liberarci di tutti quanti i nemici. E addio ai nemici. Piano piano li facciamo fuori tutti. Preso? Credo di sì. Non ne sono totalmente sicuro. Aspetta, aspetta, aspetta. Allora, sai una cosa? Visto quanta gente sta arrivando, via, in cielo. Non so se il punto migliore sia... dai, facciamo qua e basta. Almeno abbiamo colpito anche questo qua. Ah, proprio già così distrutto subito. Vai giù. Preso. Ecco qua. Ok, aspetta, 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 vai. Dai che ci siamo, dai che ci siamo. Non dovrebbe arrivare nessun altro ora. Perfetto. Kaboom. Risolta la situazione. Comando mobile del DP distrutto. Già che ci siamo, facciamo anche un bel graffito. Libera quest'area dai nemici. Io nemici non ne vedo. Ah, ecco, ce n'è uno qua, in mezzo alla strada. Non c'è più il nemico. Ok. Dove vai, pesciolino? Ah beh, questo lo apprezzo, dai. I gattini su questo canale sono sempre ben accetti. Altri dettagli con l'azzurro? No, con il nero prima. Perfetto. Ah, che bellino. E gli ultimi dettagli li fa lui. Bravissimo, Delsin. Un uomo, un'idea e una bomboletta spray. E tanti gattini. Bravo. Rieccoci finalmente qui. Vorrei guardare dove cammino. Alta tensione al Pacific Science. Bella la qualità di questo televisore, eh. Aha. Uh-huh.
oggi. Sbandieratore, eh? Fa veramente schifo. L'esercito dei terroristi, eh. Ma no, ho appena fatto caso, Cool MacG, dai, Electronics. Ci ho appena fatto caso adesso. Ottimo. Scusa, buono da sapere. Sono stato trattenuto. In compenso ho scoperto che c'è in giro questo bioterrorista. L'ho appena sentito. Ti dispiacerebbe non usare quella parola? Quale? Bioterrorista? Sì. Sai che è un'invenzione del DUP per fare in modo che la gente abbia paura dei conduit. Ehi, chiamalo come ti pare. L'importante è che lo troviamo e ci facciamo dire quello che sa su Augustine. Ah beh, certo. E assorbiamo i suoi poteri. Ok, va bene. E assorbiamo i suoi poteri. Andrà tutto bene, vedrai. Ascolta, hanno appena trovato un cadavere tra la Quinta e Briar. Vai a dare un'occhiata, ma devi promettermi che non attirerai l'attenzione, ok? Ecco qua. È probabile che ci siano degli agenti di polizia sulla scena del crimine invece dei DUP. Io voglio aiutarti, ma di uccidere i poliziotti non se ne parla. Va bene, mi limiterò a stordirli con i miei phaser. Bon, i poliziotti abbiamo detto che non li tocchiamo e qui vedo dei bei colpi di neon. Ho superato i tuoi colleghi. Grazie. Anche se non capisco a che servano i poteri se non li usi. Ah, il mio fratellino. Ok, eccoci qua. Beh, ho trovato la vittima. È certamente opera di un conduit, è molto teatrale. È molto pittoresco. Ho bisogno di foto della scena del crimine e me le mandi. Tutto ciò che potrebbe fornirci un indizio. D'accordo. Allora, aspetta. Ecco te. Ti sta inviando la foto, però mi sa che è venuto con gli occhi chiusi. cos'altro devo fotografare? I neon? Ecco le tue ferite. I colpi al neon provocati da un conduit, certo. Un laser. Oh, un raggio ottico della distruzione totale. Non mi dispiacerebbe avere un raggio ottico della distruzione totale. Anche se il colpevole dovesse essere un conduit primario, non sappiamo ancora se questa cosa del trasferimento dei poteri funzioni. Se funziona, la mia prima vittima sarà chi ha suggerito il nome Sbandieratore. Cerca di non pensarci. Ma dai, non è così brutto come soprannome. Non come l'uomo elettrico. Fammi controllare. Sì, il DUP ha allestito un cordone lì vicino. Ho avvisato il dipartimento di Seattle di stare lontano. Deve essere il conduit. Vado a vedere. Ci avviciniamo adesso. Oh sì! È probabile che là ci siano parecchi DUP. Ma va. Magari con l'ordine di sparare per uccidere. Wow, perdona l'interruzione, ma... sei riuscito a risalire all'identità della prima vittima con il database? No, niente. Evidentemente non era schedata. Per come si presenta mi aspettavo un paio di denunce per spaccio. Magari in realtà era solo un cliente. Dunque, piazza pulita? Io mi occuperei prima dell'elicottero, poi... vediamo il resto. Come risolverlo? Ecco fatto. Visto quanti sono, la mossa... più intelligente adesso è tenere solamente la distanza, anche se è pieno di gente. Sconfiggi il DUP, grazie. Chi l'avrebbe mai detto? Ecco fatto. Catapum! L'assassino! È più corretto, prendete il conduit! Sempre se ci riuscite! Eccoci di nuovo qua. Porca bastone! E di nuovo, guarda. Se deve servire, continuiamo solamente con sta tattica, ti giuro. Porca miseria. Preso? Più che altro non lo vedo. Non so cosa sia successo. Cosa sta succedendo lì? Ma è riapparso per qualche arcana magia. Oh, aspetta. Allora, credo che si fosse nascosto, solo che graficamente si era buggato e non si vedeva più nulla. Dormi. Ehi, dormi. Ehi, fermo tu con lanciarazzi. Beh, devo ammettere che questo conduit ha stile.
Uno stile malato. Malato, okay, io addirittura. Ora mi servono la foto del volto e delle ferite, scommetto. Se non è troppo disturbo. No, no, faccia pure. Allora, volto. Ecco, ora ti mando anche la foto delle ferite. Non serve, l'ho trovato esatto. Dal volto. È uno spacciatore con una fedina lunga 1 chilometro. Cerca la sua roba, potrebbe darci qualche indizio sul perché il cecchino abbia scelto lui. Dove può essere la sua roba? Questa qui, eccola. Santo cazzo! Santo cazzo. Santo, cosa santo? Delsin, tutto bene? Yeah. Voglia. Ho trovato il nostro cecchino, lo seguo. Fa attenzione. Un ottimo consiglio. Più che altro sono in una zona di merda che non riesco a muovermi. Per fortuna qua in basso non mi può prendere, quindi siamo al sicuro. Va tutto bene, va tutto bene. Oh. Sono dei vostri, cioè ferma. Dei nostri. Dove credi di scappare? Fermati, ragazza. Non correre, non voglio farti del male. No, no, tranquilla. Soprattutto se non rallenti. Ciao, andata. Fermati, torna indietro. Grande, è stato un piacere. L'hai preso? No, è fuggito. Veloce, molto, molto veloce. Come un conduit. Raggio ottico della distruzione totale, ti ho già dimenticato. Non fare l'ingordo. C'è una cosa strana però. Dopo ogni colpo l'insegna al neon alle sue spalle spiaccolava leggermente. Deve essere la fonte del suo potere. Torna all'insegna e vedi cosa scopri. Andiamo a controllare. Devi vedere cosa fa questo tipo, spara raggi laser o qualcosa così. Il suo potere unito al mio fumo mi servirebbe una volta raggiunta Augustin. Quello è vero. Ci sono. Prima dobbiamo ritrovarlo. Cosa mi suggerisci di cercare? Qualsiasi cosa possa aiutarci a scoprire chi è il cecchino. Beh, a giudicare da questo posto sembrerebbe proprio che il nostro cecchino sia in realtà una cecchina. Che cosa? Da. Quei coloranti per capelli vedere, rosa. È il rifugio da cecchino più femminile che tu possa mai vedere. Come? Che cosa vorresti dire? Non lo so, è solo che mi fa venire in mente una ragazza. Ci sono oggetti da donna, il nome Brent inciso sul muro con una scrittura femminile. E poi emana un profumo decisamente gradevole. Ok, ascolta, mandami le foto di tutto ciò che potrebbe tornarci utile. Certo, fotografiamo l'intimo. Non c'è dubbio, questi appartengono decisamente a una donna. Che un grazie al cazzo non ce lo mettiamo. Poi, questo. Chissà chi è questo Brent. Lo troverai sicuramente nel database. Vediamo, scarponcini. Sì, in effetti sembrano proprio un paio di scarpe da donna. Sono troppo piccole per essere di un uomo. E il libro. Un serial killer che legge Jenner. Non ci credo. Jenner è una sorta del giovane Holden al femminile. Allora, e tra l'altro c'è una fotografia di Augustin qui. Cercando. C'è questo qui. Questo rientra tra le cose interessanti. Ecco qua. Aspetta. Ecco fatto. Interessante, già. Proverò a fare una ricerca incrociata nel database inserendo questa foto e il nome. E il nome, bravo. Forse avremo fortuna. Speriamo. Missione completata. Giusto? Se avessi il fumo e i laser, potrei organizzare degli spettacoli di luci nel nostro salotto, per esempio. Ah, ecco un buon uso dei tuoi poteri. Eh beh, certo, guarda. Sai, Reg, stavo pensando ai reggiseni. Ok, basta. Va bene, sul serio, non dire un'altra parola. Va bene. Stavo pensando, una volta da Augustin, inizierò con il fumo e poi, quando è alle corde, zap zap, tirerò fuori il laser. Mi sembra un buon piano. Lui ci sta rispondendo proprio monotono ormai. Ho trovato qualcosa sulla foto. Un certo Brent Walker è stato arrestato 2 anni fa per detenzione di droghe. Senti qua, è stato trovato morto 2 mesi dopo in un vicolo. Causa della morte, una singola ferita di origine sconosciuta sul torace. Ti invio l'indirizzo del vicolo. Ok, la nostra ragazza ce l'ha con gli spacciatori. Così sembrerebbe. Però è strano. Se uccide solo gli spacciatori,
Perché i notiziari la descrivono come se invece scegliesse le sue vittime a caso? Perché le notizie sono sempre dalla parte dei buoni. Se facesse sapere alla gente che gli omicidi non sono casuali, che se non sei uno spacciatore non corri pericoli, ridurrebbe il livello di panico. Vuoi dire che il DUP sta cercando di spaventare la gente? Ma va? Il suo compito è controllare il panico. Come no? Per il bene comune. E comunque, a proposito di spacciatori, ecco fatto. Te lo concedo. Stai buono. E addio alla cocaina. E quando mai non arriva il DUP? Io in ogni caso. Sembra che ci sia in corso uno scambio di droga. Odio fare il poliziotto così. Vieni. Ho sentito degli spari. Ecco fatto. Li hai uccisi? Volevo fare il mio dovere di cittadino, ma loro facevano il loro dovere di criminali. Ovviamente. Eccoci arriva. Oh no. Dai. Allora, non so se ho rotto la cosa, se dovevo prima uccidere loro o se già potevo entrare, però in teoria il segnalino è ancora fuori. Cioè, dovresti vederlo. La nostra Speedy Gonzales Ingonnella è una writer e anche talento. Sì, ma ricordati che è anche un'esperta assassina, va bene? E anche esperta piuttosto brava. Assassina. Cioè, sì, però no. Devi ammettere che sa come si disegna un vortice. Quello è vero. Gli uccellini. D'accordo, ci sa fare. Ehi, forse assorbendo i suoi poteri riceverai anche parte del suo talento. Non vedo l'ora di scoprirlo. Vediamo, cos'altro dobbiamo fotografare. Ecco, la fotografia. Ha realizzato un grazioso altare. Lo trovo alquanto commovente. Sì, c'è commozione positiva e commozione negativa. E cos'altro dobbiamo fotografare questo? E adesso passiamo al pezzo forte del tour. La seduta con il morto. Questa qui è completamente... Che tra l'altro sembra secco di zero calcare. La si è fermata per comprare del cibo da asporto ed è venuta qui a sedersi con Neon Brent per raccontargli tutto mentre lei si ingozza. C'è un locale di Olaf lungo la Alaskan Way. Dovrebbe avere una delle insegne al Neon più grandi della città. Ehi, se avessi dei poteri al Neon e mi piacesse la zuppa di pesce andrei lì. Ci sto andando. Andiamo a controllare. Missione completata, segui la luce.